Bella a tutti ragazzi, sono Aghisius e qui oggi in compagnia con me c'è un mio grandissimo amico, presentati pure. Ciao, sono Cece. Sì, non ho un supernome tipo ProGamer 64, 124, 12.000 o Super XXX giocatore, ma... Ok, lasciando stare lo scheletro che ho appena inquadrato, oggi siamo su una CTM, siamo su la Super Hostile numero 4 di Kaizo Covers fatta da Vex. There is nothing there of... Non c'è niente interessante in su? Davvero? Mi fa venire voglia di curiosare, ma... Comunque, io direi che si può già iniziare, sarà molto duro farcela. Dove si inizia? Cavolo, c'è un buco gigante. Con uno scheletro, ciao scheletro. Dove? Oh. Ah, tu eri già sceso. Come? Tu eri già sceso, tipo io ero tornato su perché ho visto lo scheletro. Sì, ma dai, ma non posso vincere così. Lo sto menando a mani nude. Ok, l'ho ucciso. Basta un attimo. Sei in pieno di frecce. Allora, dici? Sì. Questa è la caverna della solitudine della lava, una cosa così. Ho già visto una chest. Ci sono tante caverne nella rete delle caverne di Kaizo. Kaizo. Una chest. Eh? Una chest. Oh, bene, prendi tanto. Kaizo è giapponese. E sta per giapponese? Aspetta. E sta per riconfigurare o rifare. C'è un bonus. Cartello con contraccolpo. Basta? E delle braghe in cuoio. Tante braghe in cuoio, prendiamone un po' che ci siamo mai. C'è una chest. Un'altra chest là. Aspetta. Provo ad andare sotto, c'è, sì. No. Ok, bene. Non avevo ancora iniziato. Ecco, sì, ti seguo proprio a capolino. Ti seguo. Bene. Sì. Hai molto bene. Ho provato a nuotare nella lava. Che poi ti prende pure in giro, no? Sì. No. Sei tornato tu? Che cazzo? Sono tornato, bro. Cos'è successo? Ho beccato un coso di creeper. Sono esplosi dei creeper. Ma io ho sentito tipo un'esplosione nucleare. Sì, c'era un creeper che non... Ma dai, ma non è possibile! Sto failando per prendere una chest. Se tu fai, io tipo sto cercando di tipo andare a prendere una chest. Ho 5 blocchi. Un piccone in legno. Un piccone, yes. Cosa? No, tu non puoi capire. Ci sono i silverfish. Già. Non tutta la roccia, dove però. Sei? Aiuto, dove sei? E sono qua sotto, mi vedi? Ah, sono tipo qua, guarda. Non vedi l'alluminite? Sì, tipo... Vedo. Dove sei? Arrivo. Ah, ok. Occhio perché ci sono i silverfish. Non so quali blocchi. Quale? Il piccone ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho io. Adesso sto cercando di prendere. Vieni qua un attimo con me, che ti do un pochino di blocchi. No, vabbè, guarda che creperò anch'io, non è che. Vabbè, allora li metto su io. Sì, mettili su tu. Buono. Io so, ho visto forse una cosa dove andare. Prima buon per te, aspetta, devo raccogliere un po' di blocchi perché sennò non abbiamo niente. Io ne ho due. Oddio mio, guarda dove ho scavato. Qua ho perso le robe, eccole qua. Tutte le mie cose. Ho un pezzo di carbone. Il legno. Dove c'è il legno? Dove? No, non c'è. Porca miseria! Oh! Esploso il mondo! Che bastardi!
c'era un coso che ti droppava dinamite. Niente silverfish, vero? Non ho paura di farlo. No, 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 silverfish, silverfish. No, 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 no. Quanti sono? Quanti sono? Sono morto, sono morto. Sono morto. Uno, no, oddio, quanti? Addio. 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 Aiuto. Cioè, ti rendi conto che ho perso già il piccone? No, beh, ma non, mi sa che non è caduto giù, No, mi ha spinto nella lava, mi ha spinto. Ah. Ma no, ma sono tornato al punto, non ci credo. Oh, silverfish, tanti silverfish, aiuto, addio. Ma quanto sono rompivallo? Oddio mio! Oddio mio! Quei cosi lì sono... sono inferno, ho fatto a mob! Tanto finisco tutti nella lava. Meno male. Dai, io prendo. Abbiamo bisogno di tanta ghiaia. C'è un creeper che è vicinissimo tipo la chest. Addio, addio. Ma perché sei caduto nella lava? Roba impressionante, ti ammazza subito il fuoco. Eh beh, provaci tu a entrare col fuoco. Ma sì, un po' di scottatura. Un po'? Leggermente. No, meglio non rompere blocchi, va là. Qua è sconsiglio. Blocchi solo la ghiaia. Beh, rompi solo la ghiaia, non blocchi, cosa sto dicendo? Ok ragazzi, stavo dicendo, abbiamo esplorato un attimo il pezzo qua, abbiamo raccolto un po' di pietrisco, un po' di ghiaia, 32 scale, 6 panini, del legno, un casino di cose che non so cosa serviranno. Hai riprovato a nuotare nella lava? Brucia. Brucia, ok. Basta i temporali, i tuoni, i fulmini e saette. Allora, mi porto 7 blocchi di pietrisco. Mi porto 7 blocchi di ghiaia, 7 blocchi di pietrisco, proviamo ad andare avanti. Se non mi lagga okay. A bestia. Provo a ammazzare il creeper qua sotto. Ma sei impazzito, addio, si creeper. Esplode. Ciao creeper. Ciao creeper. Dai, tanto non ha rovinato. Oh! Qua c'è qualcosa. Cosa c'è qua? Ho trovato! Oh cazzo! No! No! No, non no. Toccare le play! Non toccarle! Non toccarle! Ma troppa voglia! Aspetta, butto una cosa di pietrisco, vedo cosa succede. Non presto. Aspetta. Spostati, vieni qua con me. Vieni qua. Ti getto tutte le cose che ho. Ti getto tutte le cose che ho. Appunto, facciamoci un. Secondo me il percorso. C'è una pedana qua, c'è una pedana. Aspetta, ascolta qua. Un attimo. Il percorso sicuro, secondo me, è quello con le pleasure pleat. Perché la ghiaia normalmente cade. Capito? Vero. Però vero, se vero, uno vero. Salta sulla pleasure pleat, non. Cade. Sì, cade. Cade. Avevi qualcosa? No, niente, ti ho dato tutto a te. Beh, io le scale le lascio però in questa chest. Sì, lasciale lì piuttosto che perderle. Ho paura di perderle. Anche cosa lascio qua tutto? Sì, praticamente sì. O la cobblestone la tengo. Ma cobblestone tienila, no. Cobblestone ci serve per fare il ponte. Ma faccio così, io inizio a fare il ponte. 10 blocchi non mi sembra che basteranno. Forse perché ti stanno cadendo i pezzi di ghiaia. Appena li tocchi ti mangi. Hai preso una pedana. Ho preso una pedana, vai. Due pedane. Guarda che a sinistra, alla tua destra, girato verso di me, c'è una via, sì, hai ragione. C'è un passaggio. Ci devi andare dritto sulle pedane o il passaggio? Prendi su. Fai il passaggio. Occhio però, perché. Si sa mai che sti. Lana! Ma perché lana. Sono caduto? Stavo premendo shift! Io ho premuto shift! Oddio! C'è! Lana! La lana bianca! La lana bianca! Mi ha preso un po' troppo. Quante ne prendiamo testa? Ma esagerato, io ne prendo 2, cioè. Io 4. Va bene. E su premendo shift. Ci sono delle pedane, c'è. Guai a te se le premi. Giuro che. No, sì, passiamo. Ma no, aspetta, ghiaia, bastardi! Non passarci! Vieni via! Ah no, però forse è un ponte. Cioè, forse c'è dell'altra ghiaia sotto. Tu comunque.
comunque occhio, io rompo le ultime due, occhio le ultime due che sono in pietra, non si vedono tanto. L'intersezione 1, c'è l'intersezione 1. Oddio mio, oddio mio, oh! È caduta. Bastardi. Sì. C'è. Guarda che buco c'era. Metti la lana, hai tanta lana. Vado... Hai tanta lana. Qua. Metti, copri il buco. Victory Monument. No. C'è uno scheletro di là. Victory Monument. Oddio. Sinistra o destra? Aspetta. Dove sei? Sono andato dritto. C'è il Victory Monument. Dove sei? Ah, ok. Oh mio Dio. Eccolo. Oh, qua va. Qua bisogna chiudere. Oh, c'è una cesta. Ho visto una cesta. Oh. Legno di betulla, legno. Pozioni, spada. Pozioni. Oh, pozioni. Velocità. Pozioni, sì, velocità. Guarigione. Rigenerazione. Io ti metto la. Oh mio Dio! Delle braghe di cuoio, un cartello dall'aspetto di fuoco contro colpo 1. Tante braghe di cuoio. Braghe di cuoio ce le ho anch'io. La braga di cuoio non ce l'ho su. Mettilo su. Aspetta che rimetto. Lasciamo le bottiglie. Rimetto giù delle braghe di cuoio. C'è un cartello con cui. Io ho. Cosa? Ho una spada. È una spada? Ho una spada e non ho paura di usarla. Io ho un cartello, sì, con aspetto di fuoco 1 e contraccolpo 2. Ok ragazzi, sì, adesso andiamo a depositare la lana bianca e dopodiché andremo giù a prendere le cose, però questo off camera, per concludere questo episodio. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito l'episodio, ringrazio innanzitutto Cece per aver partecipato a questo primo episodio della serie e parteciperà naturalmente anche ai prossimi. Quindi io vado a mettere giù la lana bianca, eccola qua. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Saluta Cece! Bella a tutti! Ciao! Bella a tutti! Ma cosa c'è qua tanto per? Il vuoto eterno, cioè, c'è la lava, ma che bello! Avete svolto un ottimo lavoro agli studios WBG. Mi avete soddisfatto. Grazie mille, Mr. King. Mr. King è rimasto molto soddisfatto perché la quantità di Crimson emessa dai Ice di quadri è stata molto più del previsto. Una volta che il mio genio sarà combinato sufficiente Crimson, la stella cadente rossa o Meteor G farà ciò che vogliamo. Ed allora la gente di questo pianeta si inginocchierà di fronte al Dealer. Non ci sarà nessuno che si opporrà ai nostri desideri una volta che avrà spiegato loro cosa gli accadrà se la Meteor G colpisse la Terra. Persino gli umani, stupidi come sono, rimarranno in silenzio.